una vita da mediano, lavorando come Oriali, anni di fatiche, botte, vinci casomai mondiali. Cantava così Luciano Ligabue in una delle sue canzoni di maggior successo, dedicata proprio a Gabriele Oriali, parafrasandone le sue principali peculiarità. Centrocampista dotato di grande carattere e intelligenza tattica, cresce nelle giovanili dell'Inter, diventandone una delle più grandi bandiere di sempre nella storia del club. Mediano e all'occorrenza anche terzino. La sua duttilità gli consente di giocare in più ruoli, prerogativa fondamentale in un calciatore tanto quanto la tecnica. Il 21 dicembre 1978, a 26 anni, conosce per la prima volta i colori azzurri della nazionale, facendo il suo esordio nella vittoriosa amichevole di Roma contro la Spagna. In breve tempo diventa un punto fermo dell'Italia, guadagnandosi un posto da titolare nello scacchiere disegnato da Enzo Berzot, che lo porta con sé ai campionati europei del 1980 in Italia. La sua presenza in campo è fondamentale, al punto tale da giocare tutte le gare della rassegna continentale, fatta eccezione per la finale per il terzo posto contro la Cecoslovacchia. Raggiunge l'apice in maglia azzurra ai mondiali del 1982 in Spagna. Lele, fedelissimo delle CT Berzot, salta le prime due gare contro Polonia e Perù, per poi giocarle tutte da protagonista, fino alla storica finale dell'11 luglio a Madrid con la Germania Ovest. La sua avventura in nazionale termina un anno dopo da campione del mondo, il 29 maggio 1983 contro la Svezia. Per uno strano scherzo del destino, si tratta della squadra contro la quale Oriali aveva realizzato 4 anni prima il suo primo e unico gol con la maglia dell'Italia in 28 presenze.